Era il 6 di settembre del 1808, una bella giornata di soli di ben 7 anni fa, quando Gioacchino Murat entrava solennemente nella città capitale del suo reame. Il trono era un dono dell'imperatore Napoleone a Murat, suo maresciallo, un premio per i grandi meriti acquisiti in battaglia, ma anche e soprattutto perché aveva sposato Carolina Bonaparte, la sua sorella più piccola. Eugène, tu che hai girato il mondo, ne avrai vista di meraviglia, no? Ma dimmi la verità. Esistono paesi più belli che questo? No, certo che no. Il primo atto ufficiale di Murat, dopo solo 20 giorni di regno, fu un atto di guerra. Togliere l'isola di Capri all'odiato inglese. Ebbene, il nostro re soldato, con soli 4 giorni di combattimenti, portò a buon termine una conquista che fino ad allora era sembrata impossibile. Maestà, è fatto, è fatto. Napoleone non fu per nulla felice del successo del cognato. Era convinto che Murat, dimenticandosi di essere un francese, facesse di tutto per diventare napoletano. Per Napoleone, Murat non era altro che uno dei suoi viceré. E Napoli, niente di più di una delle tante province dell'impero. Fatevi amare. Fu lui stesso a dirmelo, mandandomi a Napoli. Bene. Adesso mi amano. Forse anche perché ho molti dei loro difetti. E anche molti dei loro pregi. Gli faremo capire che Napoli non è dell'impero. Napoli è dei napoletani. Ormai mio fratello non ha scampo. Cerchiamo di non cadere con lui. Prestiamo orecchio alle proposte di alleanza degli austriaci e degli inglesi. Gioacchino, questo è il più bello dei regni. Non dobbiamo perderlo. E così, di nuovo al fianco del suo amato imperatore, il nostro Murat potrà finalmente realizzare il suo sogno. Liberare l'Italia. È il sogno dei poeti, zio. L'Italia unita, ma con una novità. Napoli capitale. Capazzaria, non lo accetteranno mai. Ma doveva farlo da un anno. I patrioti erano con lui, adesso è troppo tardi. Ma zio, il nostro esercito conta 80.000 effettivi. Avete messo nel conto anche i bambini. E perché no? I napoletani adorano talmente il loro re, sarebbero disposti a qualunque sacrificio, lo seguirebbero anche all'inferno. E questa è la vera forza del regno di Napoli. Il popolo. Zio, credetemi, il popolo. Il popolo, il popolo. Che ne sapete voi del popolo? Il popolo ama. Il popolo odia. Il popolo desidera solo la pace. Il popolo non vuole seguire a lungo chi promette solo la guerra. Maestà, il proclama. Napoletani, quante napoletani volte io ebbi da voi
Quante volte prove più commoventi del vostro attaccamento. Prove più commoventi del vostro attaccamento. E della fedeltà vostra. E della fedeltà vostra. Quali non debbo attendere oggi che combattete per la prima volta per l'indipendenza della nazione italiana di cui fate parte. Napoletani, l'Italia oppressa ci chiama a vendicare i suoi torti, a rasciugare i suoi pianti, a combattere con lei per la sua indipendenza. Con voi il nome napoletano può farsi immortale per la liberazione d'Italia. Con la liberazione d'Italia, il nome napoletano può farsi immortale. Immortale. Io, Gioachino Murat, maresciallo di Francia, granduca di Berg, re di Napoli e vostro, muoio in piedi e con gli occhi aperti. Amici, soldati, siamo abbastanza vicini perché possiate mirar bene. Vi prego, colpite al petto. Risparmiate il viso. Siete pronti? Bene. Puntate. Molta calma.